Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dal Monterisi, dove è appena terminata la gara tra l'Audace Cerignola e la Sibilano Bari, vinta nettamente dall'Audace 7-0. Siamo in compagnia di mister Crudele, mister che oggi sostituisce lo squalificato mister Massimo Gallo. Mister, è stata una vittoria importante, un ottimo esordio per lei in campionato oggi. Sì, vittoria importante perché venivamo da uno 0-0 fuori casa che ci aveva creato già qualche problema. Comunque la partita è stata subito in discesa, visto che appena il primo minuto abbiamo già realizzato la prima rete e quindi tutto è stato più facile. Sì, oggi 7 gol, con la prestazione di oggi avete dimostrato che quella di domenica è stata solo una giornata storta. Sì, effettivamente la squadra ha giocato benissimo e comunque non eravamo preoccupati per la prestazione di domenica, perché comunque può capitare anche quando si va fuori casa di ingappare in una partita non buona, anche se dobbiamo dire che lo Stranarella, per quanto mi riguarda, è un'ottima squadra. Nella goleada di oggi tra i marcatori figura Capocefalo e un suo allievo, che avuto l'idea, che prestazione ha fatto per lei? C'è tanta prestazione, lui e anche l'altro Amoruso, ha giocato pure Ciccio, sono ragazzi che avevano un settore giovanile, che io sono orgoglioso di loro, di quello che stanno facendo e di quello che stanno dimostrando. Speriamo di portarne altri in prima squadra. Per chiudere, mister, la prossima l'Audace affronterà il Barletta in trasferta, che gara si aspetta? E dobbiamo andare a vincere, non abbiamo un altro risultato, dobbiamo cercare di vincere la partita, anche perché a Barletta giocheremo sul campo in erba sintetica a Manzo-Chiappoli, un campo che noi già conosciamo, comunque dove le nostre qualità tecniche possono fare la differenza. Ok, grazie mister, complimenti. Siamo con il portiere dell'Audace, Savino Vurchio. Savino, oggi un'altra vittoria importante, un'altra goleada per riprendere il cammino dopo lo stop contro lo Stornarella. Sì, abbiamo dato una risposta alla città di quello che volevamo, ci servivano i 3 punti e li abbiamo presi, con un risultato ottimo direi. Dopo il pareggio contro lo Stornarella c'era stato un po' qualche mugugno, oggi comunque avete confermato che il Cerignola ha ripreso la corsa. Ma può succedere che possiamo anche pareggiare su 8 partite, però subito abbiamo ripreso alla grande quest'oggi. Savino, da portiere, tu quanto è difficile mantenere comunque sempre la concentrazione anche in partite come quella di oggi, quando subisci pochi tiri in porta? Ma il portiere lavora anche per questo, sulla concentrazione, sicuramente per... niente, tutto qua. Per chiudere, che gara ti aspetti domenica a Barletta? Ma è una partita tosta, però andiamo lì sempre per fare bene e prendere i 3 punti. Ok, grazie Savino, complimenti.